Gray Marine, world leaders in marine electronics. SeaTech 2015, Gray Marine è sempre presente e Maurizio Pedone qua, sempre all'attacco. Ci presenti qualcosa di nuovo? Volentieri, volentieri. Direi che la cosa che merita sicuramente un occhio quest'anno, ed è la prima volta che li facciamo vedere in Italia, sono l'ampliamento di gamma della serie Dragonfly. Direi che questa è la cosa sicuramente più ambita per quanto riguarda la pesca a tutti i livelli. In questo modo si riuscirà a dare una vasta gamma per tutte le richieste e tutti i prezzi anche. Sì, come sai bene, i Dragonfly 5,7 e 7 hanno giocato un ruolo interessante nelle scorse stagioni, due stagioni. E per quest'anno abbiamo voluto introdurre anche un 4 e 5 pollici in varie versioni, stesse caratteristiche, stesse potenzialità, ma alcuni miglioramenti. Le vediamo queste chicche? Volentieri, volentieri. Inizierei la carrellata con questo 4 pollici. Anche se le dimensioni sono più piccole, stessa qualità, stessa tecnologia, no? Assolutamente, assolutamente. Quindi è proprio un ampliamento di gamma. Quindi siamo partiti da quanto avevamo fatto di buono con il 5,7 e 7 pollici e l'abbiamo esportato su prodotti da 4 e 5 pollici. Quindi la stessa tecnologia CIRP, è giusto per ricordare ancora una volta CIRP che cosa significa. Non usiamo più una frequenza sola o il classico 50-200 kHz di sempre, ma utilizziamo una banda di frequenze più ampia per avere una funzionalità tipo sonar e una funzionalità tipo downvision con le frequenze più alte. Quindi Maurizio, le innovazioni salienti sono la base e l'alloggiamento posteriore. L'alloggiamento, la tastiera flat, innovativa, con tasti più grandi. Per noi anziani. E posteriormente anche il cavo che vado a mettere nella connessione ha una pratica freccetta che mi fa vedere esattamente come posizionare il cavo, evitando quindi di andarla a cercare l'aggancio ideale. Bene. Adesso lo toglierei un attimo. Abbiamo lavorato anche sulla parte inserimento carta nautica, che rimane una micro SD. Quindi adesso vi posso far vedere che nella parte posteriore dello strumento esiste un alloggiamento molto stagno, cioè fatto in maniera tale da prevenire qualunque tipo di infiltrazione d'acqua o umidità. Abbiamo due ulteriori chicche che vorremmo presentare al nostro pubblico. La prima è che il Dragonfly sarà in grado, appena sarà in commercio, di utilizzare come prima la cartografia Navionics, che abbiamo sempre utilizzato, ma anche una cartografia CMAP. L'altra cosa da dire che è molto interessante è che questi nuovi prodotti sono dotati anche di Wi-Fi. Sì. Per cui nella versione Pro, quindi troverete nella descrizione una sigla Pro significa anche che all'interno avranno questo Wi-Fi, il che ci consente di utilizzare una nuova applicazione, Wi-Fish, prodotta da Raymarine e scaricabile gratuitamente da iTunes. In più, con questo Wi-Fish potrò anche andare a ripercorrere quei percorsi che ho salvato precedentemente. Quindi posso fare un rewind della lettura del fondo. Mauri, e questo cos'è? Questo non so se te lo posso dire, ma è una versione di Dragonfly Downvision, soltanto Downvision, che come vedi non ha schermo. Sì. Però come vedi c'è una scritta Wi-Fi, quindi io posso accendere questo strumento, che non necessariamente deve stare in console perché non ho nulla da guardare. Però tutte le funzioni di questo Dragonfly Downvision saranno utilizzabili attraverso uno smartphone o un tablet. Questo allora lo puoi mettere in un gavone? Lo posso mettere in un gavone, non deve necessariamente essere a vista, quindi non ho spazio, può essere un belly boat, può essere un kayak, può essere un qualche cosa per il quale non voglio avere un display visibile a bordo, per esempio. Bene, 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 bene. Una domanda per i nostri amici telespettatori: da che prezzo si parte con un nuovo Dragonfly? Da 199 euro più IVA, il traduttore è incluso. Bene. In questo modo, Maurizio, riusciamo a mettere la tecnologia per qualsiasi tasca, qualsiasi pescatore, dalla barca,
ma anche alla canoa, al kayak, al belly boat, insomma a tutte quelle applicazioni in cui è necessario avere uno strumento di tecnologia ma a un prezzo ragionevole. Allora Rai Marine per tutti. Beh, ve lo auguro veramente. Alla prossima. Grazie, ciao. In mare è però la prossima. In mare. Ma perché no anche in acqua dolce? Ebbene. Il primo premio del Quality Design va a Dragonfly S di Rai Marine Italia, chiamo Maurizio Pedone, con la seguente motivazione. Coniuga perfettamente funzioni precise indispensabili al diportista che pratica la pesca e la navigazione sotto costa, con un disegno equilibrato e con interfacce che consentono un uso immediato dello strumento in modo naturale. Siamo di fronte a un progetto di design inteso in senso più ampio che comprende un costo accessibile, una dimensione social che ha stimolato una gara fra gli utilizzatori di tutto il mondo che ne hanno prodotto una serie di immagini suggestive e una grande facilità di installazione. Grazie, complimenti. Grazie mille. Grazie infinite. Ray Marine, world leaders in marine electronics.